Ciao Stefano, grazie per la disponibilità. È stato un piacere. Allora, partiamo con la prima domanda, che è sempre uguale per tutti. Qual è la domanda di fondo, il filo rosso che sin da quando eri ragazzo ti guida tuttora nella tua ricerca personale e professionale? Allora, premesso che quando, come dire, ci siamo parlati per preparare questo incontro, ho trovato queste domande difficilissime, anche perché è difficile che uno pensi, come dire, salvo quando, ma in età molto più avanzata, scriverò la mia autobiografia, allora forse dovrò farmi queste domande, però non mi erano mai capitate. Io ci riflettevo e credo che io ho sempre voluto, questo sicuramente fin da piccolo, infatti ero un rompiballe, io volevo capire le cose, volevo capire le cose e tendenzialmente non mi sono mai accontentato, come dire, di una risposta operativa. Io ho sempre cercato una risposta, come dire, causale. Si fa così, sì, ma perché si fa così? Poi sono anche forse un po' controdipendente, per cui perché si fa così molte volte era, ma perché non si potrebbe fare in un altro modo? Certo. E questo è sempre stato così. E questo poi ha portato, ma chiaramente me ne rendo conto adesso che ormai sono un po' meno giovane, a scegliere in particolar modo quelle discipline, a preferire quelle discipline che in qualche modo facilitassero l'esprimere di questo tipo di domanda. Per certi versi più interessante la domanda che la risposta, no? E infatti io sono sicuramente sempre stato affascinato dai collegamenti, dall'idea che la risposta a una domanda è sempre complessa e quindi bisogna tirare in ballo cose anche molto diverse, molto distanti. Questo per me è sempre stato, come dire, direi una caratteristica, cioè, credo che sia una caratteristica che peraltro, se poi, sempre col senno di poi, se ci ripenso adesso, è stata talvolta molto utile, molto efficace, altre volte meno. Ad esempio, sicuramente io sono una persona più portata all'orizzontalità che alla verticalità, no? Il dettaglio specifico mi interessa relativamente, mentre mi interessa molto, come dire, esplorare le connessioni possibili, no? Questo è una cosa che mi ha, che appunto, che mi ha caratterizzato fin da piccolo, e questo mi rendeva anche un po', come dire, talvolta fastidioso, nel senso che, cioè, sì, perché poi uno che c'ha sempre da dire la sua, no? Certo. Che alla fin fine molte volte invece magari un po' più di semplicità anche nelle relazioni non basterebbe. Questa è sicuramente la cosa. Ancora una volta, col senno di poi, mi accorgo che questo mi ha portato anche, come dire, a scegliermi alcuni maestri che avevano poi questa caratteristica. Poi evidentemente li ho scelti come maestri e quindi ne sono felice e mi sento formato. Con un po' di senso critico capisco che talvolta, come dire, appunto questo mi ha indotto a una certa, uso questa parola, lo uso con molto senso autocritico, che è superficialità. Io non penso di essere una persona superficiale, però capisco che talvolta, come dire, una reale conoscenza della realtà richiederebbe un impegno appunto verticale maggiore di quello che ci metto io. D'altra parte è così vasto questo mondo, così ampio, così possibile, che uno non può mica occuparsi di un singolo dettaglio, cioè si perde il bello, come dire, della gestalt, della forma, certo. No? Della forma che invece è sempre un qualcosa di compiuto.
Ecco, io risponderei così a questa domanda. Io lo faccio proprio sempre, è una coazione per me. Lo faccio quando studio, quando lavoro, ma lo faccio anche nel tempo libero. Racconto una sciocchezza, ma l'altra sera stavo guardando un film storico sulla vita di Maria Stuart e il suo rapporto con Elisabetta. Mentre guardavo il film, io continuavo a compulsare in maniera, come dire, nevrotica Wikipedia per andare a cercare collegamenti rispetto a quello che vedevo succedere e il dato che l'aveva informato. E in questa mia ricerca, che è permanente, poi sono partito da lì, ma mi sono trovato dopo un po' di tempo ad andare a affrontare tutta una serie di conoscenze che non c'entravano niente col film, ma certo, lungo un percorso che mi aveva portato in quella direzione. Questo mi capita abbastanza di frequente. Da un punto di vista, come dire, della espressione soggettiva di questo, direi che io la chiamerei come dire, una curiosità sistematica. Ok. Questo è... Quindi, cioè, se ho capito all'inizio, cioè, di fondo... non solo cercare una pragmaticità, un'operatività della conoscenza, delle prassi, ma chiedersi sempre un senso, un perché. Sì. E poi combinata con una necessità di avere un quadro. Sì, quindi di assolutamente. Due puntini. Assolutamente. E ti dirò di più, sono molto poco preoccupato del fatto che il quadro cambi, anzi mi dà una certa soddisfazione scoprire che gli stessi puntini poi uniti in maniera diversa danno immagini differenti. E rispetto alla prima cosa che hai detto, che sento molto vera, aggiungo anche che io sono molto convinto e mi sembra di fare così nella mia vita professionale anche, che se uno, come dire, capisce bene la teoria, la pratica viene di conseguenza. Credo che, ma questo è anche un modello di professionista, una formazione, che capire e riflettere su quello che hai capito ti porta inevitabilmente a sapere come fare, mentre non è vero il contrario. Okay. Mentre imparare come fare non è detto che ti porti, sia, come dire, ad aprire. Esattamente. Okay. Passiamo alla seconda domanda. So che tu ti sei occupato e ti occupi da diverso tempo della corrente, del movimento della psicologia positiva, e ti voglio chiedere: quali sono stati secondo te negli anni gli effetti concreti, positivi, scusa il gioco di parole, della psicologia positiva, e invece quali sono i limiti o le potenzialità non ancora espresse di questo corrente? Allora, una volta ne parlavo con un amico medico e gli raccontavo di questa nuova, appunto, movimento della psicologia positiva, e lui mi ferma, mi interrompe e dice: scusa, ma perché c'è una psicologia negativa? No? Allora, la domanda non è sbagliata, perché in realtà da quando è nata la psicologia, ma direi neanche da quando è nata la psicologia scientifica, cioè, ma da quando le persone cercano di spiegare in qualche modo i comportamenti umani, che quindi è molto prima, certo, della nascita della psicologia scientifica, in realtà queste due possibilità di lavorare su una visione positiva e una visione negativa dell'umano ci sono sempre state. Probabilmente succede in tutti i domini che hanno a che fare con l'antropologia, questo. Certo. Certo è che sia storicamente, per quelli che sono stati i fondatori della psicologia moderna, della psicologia scientifica, sia poi per la prassi della psicologia moderna, la psicologia come disciplina teorico-pratica, come arte direbbe qualcuno, si è prevalentemente concentrata sui malfunzionamenti. Cioè, noi costruivamo ipotesi sul funzionamento mentale
o sullo sviluppo dei comportamenti a partire dall'analisi di fenomeni negativi, di fenomeni disfunzionali. Ora, da questo punto di vista, il manifesto, quello che viene ritenuto il manifesto fondativo della psicologia positiva, che è il famoso articolo apparso nel 2000 sulla American Psychologist, scritto da Seligman e Csizze Mihajlik, che sono considerati un po' i due padri fondatori di questo movimento, in fondo diceva, poneva una domanda, tanto per restare sul tema dell'importanza delle domande più che delle risposte. Diceva, ma perché dobbiamo fare così? Ma non è che se invece ci occupassimo dei funzionamenti ottimali potremmo scoprire, non dico di più, ma potremmo scoprire delle altre cose sul funzionamento delle persone, sul funzionamento sia interno che esterno, quindi sia sui comportamenti. Comunque il movimento nasce in America, quindi la matrice comportamentista è insuperabile, cioè non si riesce a eliminare con quanto, ma anche sulle teorie della mente in qualche misura, no? Il fatto che pensa ancora adesso gran parte della ricerca della psicologia cognitiva, ma anche delle neuroscienze, lavora sugli errori, no? E questo già da un punto di vista culturale simbolico connota la ricerca, ma pensa che noi lavoriamo sugli errori, ma in realtà per scoprire che l'errore è funzionale a uno stare bene, non a uno stare male, no? Okay. E questo secondo me è interessante. Allora, noi ci occupiamo dello stare bene, ok? Quando noi abbiamo iniziato a parlare di psicologia positiva, almeno in Italia, nessuno pensava che lo psicologo si dovesse occupare dello stare bene. Eh sì. Lo psicologo si doveva occupare dello stare male, di quelli che stavano male, per aiutarli a stare meno male, non per aiutarli a stare bene. Oggi, finalmente, è normale parlare di psicologo come professionista del benessere. Allora, da un lato è un po' inquietante perché diventa, come dire, cioè nella parola benessere c'è tantissima ambiguità, sicuramente. Però questi sono i passi che sono stati fatti. E per fare questi passi, sicuramente la psicologia positiva ha dato il suo contributo. Proprio a partire, secondo me, da quella domanda iniziale. Chiarissimo. L'altro elemento, secondo me, molto positivo della psicologia positiva, ma questo succede in tutti i movimenti psicologici nascenti, e poi, ahimè, si perde per strada, era stata un desiderio di integrare mondi diversi, molto diversi. Ancora una volta a me pare con un pragmatismo molto anglosassone, direi americano, l'idea che di connettere il mondo dell'accademia col mondo della pratica, col mondo della filosofia, ad esempio, col mondo con altre discipline non necessariamente evidence-based, non necessariamente sperimentali, no? Era stata un'intuizione importante. Io ricordo che, ma ancora adesso succede, nei grandi eventi internazionali di psicologia positiva, il congresso mondiale piuttosto che i congressi europei, si trovano partecipanti che provengono da mondi diversi, cosa che invece nella verticalizzazione della disciplina si era un po' persa, no? Uno dei grossi drammi, secondo me, di questa nostra società postmoderna è che nel tentativo, come dire, di difendersi dalla liquidità anche del sapere, lo specialista diventa sempre più specialista e nel suo specialismo diventa anche un po' autoreferenziale. Sì. No? Quindi la capacità ancora di cercare il diverso, di contaminarsi, di ibridarsi, secondo me è interessantissimo. Devo dire su questo che noi italiani siamo stati meno bravi degli anglosassoni. Noi, se dovessi dire, fare un'autocritica, autocritica perché io sono stato tra i fondatori della Società Italiana di Psicologia Positiva e sono stato anche presidente della società,
noi nel nostro paese siamo stati poco capaci di connettere i mondi. Di fatto abbiamo lasciato, questa almeno la mia visione, una prevalenza, un dominio, come dire, della dimensione accademica su quella di altre, invece dei practitioner, che evidentemente non hanno il tempo e forse neanche le risorse, forse soprattutto neanche l'interesse, appunto, di lavorare così tanto in senso verticale, ma preferiscono probabilmente una funzionalità d'uso, una praticità d'uso, no, in quello che lavoro. Questo però è proprio un po' un limite nostro italiano. Specifico italiano. Io ricordo che quando presentai il mio il congresso di Copenaghen della Società Europea di Psicologia Positiva, io feci un laboratorio, decisi di fare un laboratorio invece che una presentazione orale secondo la forma, e sul self-empowerment, che poi è il tema di cui mi occupo io, e l'aula era gremita di professionisti, ma anche di tantissimi ricercatori. E questo è interessante, molto interessante, perché le chiavi di lettura sono diverse, le domande che si fanno sono diverse, no? Perché inevitabilmente il teorico, il ricercatore, almeno il ricercatore accademico, è più interessato al perché, il professionista inevitabilmente è interessato più al cosa serve, no? Certo. E sono due domande profonde tutte e due. Sì, sì. Come si usa viene dopo, è una cosa che viene dopo, ma secondo me, ecco, ritorno alla prima domanda che mi hai fatto, secondo me il filo rosso della mia ricerca ancora adesso è perché e a cosa serve, no? È così, credo che siano le due cose, le due domande più importanti. Ecco, questo non so se ho risposto in maniera adeguata rispetto alle tue aspettative su questa seconda domanda. E i punti secondo te ancora inespressi di questo movimento, cioè delle potenzialità che tu hai intravisto in questi anni ma che sono rimaste per mille motivi? Allora, io credo che punti di sviluppo, ma molto che in realtà si stanno già percorrendo, molto interessanti, sono innanzitutto la capacità di accogliere una visione transculturale, okay. Perché la psicologia moderna è stata di fatto nel ventesimo, almeno dalla metà del ventesimo secolo e nel ventunesimo secolo, tendenzialmente come dire, americocentrica e biancocentrica, per essere chiari, quindi il modello, l'idea di persona che noi consideravamo era fondamentalmente una persona bianca che vive in una società occidentale, tendenzialmente ricca e con tante opportunità. Questo era il nostro modello. Non era l'unico modello possibile, nel senso che io ad esempio mi occupo di empowerment e l'empowerment si è sviluppato molto in contesti invece di deprivazione e magari con origini culturali, matrici culturali ben diverse da quella della democrazia bianca occidentale. Certo. Il movimento della psicologia positiva è stato capace molto di accogliere, come dire, contributi che venivano da altre prospettive. Basti pensare al grande sviluppo delle tecniche meditative che si è proprio articolato dentro questa cosa, il recupero di alcune cose che all'inizio della psicologia c'erano, ma poi erano state messe un po' in canto, cioè tutto il tema sui diversi stati di coscienza. Okay. Adesso di ipnosi non parla più nessuno, però sta tornando. Sì, magari non con questo termine, però sicuramente. E poi,
e poi il capire sempre di più che è necessaria una prospettiva interculturale più larga, multipla. L'usare dei termini non prettamente psicologici, come ad esempio il termine felicità, è stato anche interessante, perché felicità è un termine che evidentemente è trasversale agli esseri umani, ma poi che viene interpretato in maniera differente a seconda delle culture a cui gli esseri umani si riferiscono. Tutte queste cose hanno sicuramente aperto delle nuove prospettive, e la psicologia positiva su questo è stata feconda, perché di fatto ormai questo approccio è entrato nella psicologia tout court. Cioè è sempre più comune trovare nei congressi, tra virgolette, della psicologia tematiche proprie della psicologia positiva. Okay. No? Questo è stato sicuramente, e su cui credo che si possa possedere. I limiti, le criticità, questa è una mia opinione, io sono, ma questa è una mia, come dire, certo, opinione radicata e figlia probabilmente delle mie convinzioni personali, una certa, come dire, sottovalutazione della dimensione del limite, della mancanza, della povertà, secondo me non fa bene. Cioè molto spesso nella pratica della psicologia positiva il modello che esplicitamente o implicitamente si afferma è un modello di come dire duramente costruttivista, no? In cui è l'uomo che crea la realtà, e quindi alla fin fine l'onnipotenza come stile, come dire, di obiettivo, chiamiamolo okay. Così è una filosofia implicita, secondo me è una filosofia molto implicita, però molto poi pratica, nel senso che ha delle conseguenze morali, per usare un termine antico, quello della filosofia morale, cioè la filosofia della prassi, che è molto evidente. Noi frequentemente, se guardiamo, giriamo un po' su internet e vediamo l'offerta, ad esempio, di molto alta di coaching informati alla psicologia positiva, life coaching, experience coach, sono tutti finalizzati a una, come dire, rafforzamento dell'autodeterminazione, che in termini, come dire, di obiettivi metodologici io condivido molto. Se diventa un obiettivo, come dire, se diventa lo scopo della vita, penso che sia una grande falsificazione, perché l'indipendenza non è un valore, oltre che è un grande, appunto, errore concettuale, ma non è un valore. L'interdipendenza è un valore nella società, nel mondo complesso. E quindi invece noi, io vedo che si lavora molto sull'idea del io non ho bisogno, io non ho bisogno, ma invece l'uomo è strutturalmente bisognoso. Ok, cioè, e non è un male. No. Per passare alla terza domanda, mi collego a quello che hai detto all'inizio sul tema della psicologia positiva, cioè perché a un certo punto, un po' con un altro background culturale e scientifico, negli anni 60 con la psicologia umanistica e poi negli anni 90 con la psicologia positiva, ci siamo incominciati a permettere, comunque è sorta, è emersa la domanda del ok, non se teniamo scontato lo stato normale di più o meno benessere, di che cos'è un adulto più o meno sano, e cerchiamo di concentrarci su invece cosa impedisce questo. Nel momento in cui una civiltà, una cultura comincia a chiedersi che forse non è più così scontato il modello che abbiamo di adulto, di normalità, tra virgolette, no? E quindi possiamo anche interrogarci su ok, ma che cos'è il pienamente adulto? Ci sono degli ulteriori livelli? Forse anche quello,
forse grazie anche al fatto che ci siamo maggiormente su grandi numeri, ovviamente nei paesi sviluppati, liberati da certi vincoli culturali, sociali, economici, e quindi avevamo più libertà di esprimere le nostre potenzialità. La terza domanda si ricollega un po' a questo ed è sulla possibile evoluzione che abbiamo del concetto di essere umano adulto oggi. Mm-hmm. E anche questo evolve nelle generazioni nei secoli. Certamente. Cioè, a tuo parere, in che direzione dovrebbe evolvere il modello, soprattutto psicologico ovviamente, di persona adulta per le ultime generazioni e ancora di più per le future? La domanda mi piace molto perché in realtà è una, ho trovato nella domanda una grande corrispondenza a un elemento che per molto tempo per me è stato particolarmente interessante. Io il lavoro che ho fatto prevalentemente nella mia vita è il lavoro di formatore. Mi sono occupato prevalentemente, non solo, ma prevalentemente di formazione degli adulti. E quindi il tema di che cosa fosse l'adultità come tratto distintivo è un tema che mi ha accompagnato molto. Mi ha accompagnato molto anche perché da un lato una certa idea pedagogica, dall'altro una certa psicologia, appunto il tema dell'adultità, dell'essere adulto, era un tema ricorrente, sviluppato e molto demanding, no? Perché se tu ti occupi di apprendimento degli adulti, ti devi porre la domanda di qual è la differenza, perché se no fai la scuola, appunto, finito, abbiamo già un modello, funziona un sacco di tempo. Allora, quindi io parto da qui per dire l'adulto è l'essere umano, come dire, compiuto. Perché è compiuto? Perché la natura dell'adultità, a mio avviso, è l'essere generativo. L'adulto è colui che può generare. Dove nella parola generazione ci sta l'aspetto, come dire, della procreazione, ma anche dell'assunzione di responsabilità nei confronti del procreato. Questo, secondo me, è il punto della questione ed è il punto che sviluppato prova a rispondere alla questione che tu poni. Perché? Perché la generazione, cioè, se noi vediamo nella generazione la natura dell'adulto, siamo in grado, come dire, di misurare le distanze da questo e quello che ci troviamo di fronte. Certo. Allora, diciamo, smentendo il mio modello, partiamo dalle cose negative. Allora, secondo me, noi viviamo in un mondo in cui il gusto della generazione si è un po' smarrito. C'è un sacco di gente anagraficamente adulta che non ha una vita generativa, ha una vita magari ludica, magari anche espressiva per certi versi, anche affascinante, ma non generativa. In passato, invece, l'adulto era più, come dire, naturalmente generativo. Purtroppo, però, frequentemente aveva scarsa coscienza di questa generatività, questa almeno è la mia lettura. È come se la dasse per scontata, no? È normale così, ma noi sappiamo bene che le cose normali non ci si sofferma mai a riflettere sulle cose normali, sono normali, punto. Quindi vanno sullo sfondo. E quindi anche complice quello che tu dicevi, cioè una certa liberazione dalla necessità,
mentre potenzialmente avrebbe potuto scatenare questa generatività magari in altri ambiti, meno legati al bisogno materiale, siccome non era sostenuta da un'adeguata riflessione critica sulla natura generativa, in realtà non ha prodotto questo. È come se tutti avessimo molto chiaro la fatica della generazione. Adesso si può risparmiare questa fatica, quindi basta, non facciamolo. Adesso faccio due battute che sono politicamente scorrette, però io ci credo tantissimo. Secondo me il vero motivo per cui noi non facciamo bambini è questo, è questo. E il vero motivo per cui sta cambiando radicalmente il rapporto col lavoro è questo. Okay. Poi certo ci sono tutti i fatti congiunturali, la crisi e la sicurezza e la certezza e tutto quello che vuoi, ma secondo me, come dire, e non è casuale la mia citazione dei bambini del lavoro, perché su questo sono molto freudiano, le due, come dire, peculiari espressioni della generatività umana sono, come dire, la famiglia, cioè il perpetuarsi della specie e il costruire cose. Queste sono sicuramente sono due caratteristiche peculiari. Oggi noi non costruiamo più cose, ma nella migliore delle ipotesi forniamo servizi, che è un'altra cosa, e non facciamo bambini, questo è un dato, nel senso che noi italiani siamo, come dire, la natalità. Credo che siamo più bassi del mondo, forse i giapponesi sono sullo stesso livello nostro, ma nessun altro. Quindi per capire quello che sta dicendo, ci dici, c'è un, nel fondo della natura umana questo fenomeno che quando, quindi non possiamo prescindere nel definire l'adulto maturo, ma il maturo può essere un frutto, no? Da quella che è la sua matrice, cioè certo, la sua natura. Se ho capito, nella tua visione la matrice fondamentale della natura umana è una matrice creativa. Sì. Può essere creativa in forma biologica, può essere creativa in forma professionale, sociale, eccetera, spirituale. Ok, quindi alla luce di quelle che sono anche le sfide che stanno emergendo oggi e che ci saranno nei prossimi decenni, siamo maggiormente ingaggiati a richiarire a noi stessi questa nostra di fondo natura creativa, no? E esplicarla ulteriormente. Sì, se mi permetti vorrei mettere un puntino sulla I, una sola. Io ho usato la parola generativa e non creativa non casualmente, cioè la creazione secondo me è un atto di volontà che dal nulla realizza qualcosa. Da questo punto di vista l'unico creatore, poi è chiaro che mi sto avventurando in un terreno delicato, ma questo l'unico creatore è Dio. Noi quindi non siamo creatori, semmai siamo trasformatori. Cioè, faccio questo esempio per provare a capire cosa vuol dire. Quando facciamo i bambini, noi non è che creiamo un essere umano, noi lo generiamo attraverso una procedura che peraltro parte da un dato esistente, un codice genetico, due anzi ce ne vogliono, li rimescola, li rielabora e fa emergere un soggetto nuovo, quindi in questo senso sì, totalmente creativo, perché è nuovo, una cosa che prima non c'era e senza questo processo non ci sarebbe, che porta dentro di sé parte dell'uno, parte dell'altro, ma è cosa nuova, cioè cosa terza dall'uno e dall'altro. La nostra generatività però non finisce qui, perché se finisse qui sarebbe tutto sommato poca cosa, ma si completa nel prendersi carico,
prendersi cura, è la parola giusta, di questo terzo per accompagnarlo in un percorso a sua volta evolutivo finché non sviluppi la propria generatività. Questo, secondo me, quando ce ne dimentichiamo, poi iniziamo a fare pasticci. Ok? Appunto, l'onnipotenza a cui mi riferivo poco prima è questa cosa qui. Invece la nostra è potenza, sicuramente è potenza, una potenza trasformativa. Una potenza trasformativa che, se non ci fosse, non produrrebbe, come dire, il nuovo, no? Quindi, se per creatività intendiamo questo, sono totalmente d'accordo. Se per creatività intendiamo invece la scintilla, non so come dire, no, allora non sono d'accordo. Perché? Okay. Perché non tiene conto del dato di realtà, e cioè che l'essere umano per sua natura, ma lo dicevamo poco fa, e non è un male, è limitato. Limitato, quindi, e condizionato. E quindi il suo potere non può essere un potere illimitato. Quando l'uomo pensa di avere un potere illimitato, di solito fa casino. Poi, se l'individuo, lo ricoverano. Se è un collettivo, c'è la guerra mondiale. Okay. Quindi quando si dice anche in certe interpretazioni, anche in ambito cristiano, che il fenomeno umano, che non è che è separato dal mondo, dall'universo, ma è l'universo stesso che in qualche modo, in quel punto spazio-temporale, si esprime in quella forma, con quelle potenzialità, è a suo modo una parte del proseguire dell'espressione creativa del tutto. Assolutamente, cioè io ne sono convinto. Bisogna comunque tenere conto che nel contempo è comunque un canale espressivo collegato con questa totalità, ma comunque limitato, e quindi a trovare il giusto bilanciamento. Io penso che tu dici che sia la chiave oggi per ripensare l'adulto. Io penso di sì, io penso che il ripensamento dell'adulto, se dovessi dire, cioè se avessi la bacchetta magica e potessi esaudire un desiderio di crescita della persona e quindi della società, io lavorerei sulla, come dire, il desiderio di potere e sul riconoscimento e l'accettazione del limite. Potere e limite. Il combinato disposto di questi due elementi è la grandezza dell'essere umano. Ok. E su questo passiamo alla domanda successiva, perché sicuramente l'influenza... Sembra quasi fatto apposta. Come possiamo immaginare una scuola del futuro, no? Quindi un luogo dove non solo... che sappia mettere al centro la crescita della persona, appunto, e non solo, e quindi ci deve essere un modello di umano, di persona, di cittadino, di adulto, di professionista, e che non sia solo un luogo per l'apprendimento di nozioni e competenze per quanto necessarie per vivere. Allora, la domanda è bellissima, ancora una volta, devo smettere di fare complimenti all'intervistatore perché poi sembra piaggeria. È una domanda complessa. Certo. Vorrei esplorare due, come dire, elementi che secondo me c'entrano bene il punto che tu stai sollevando. Partirò, a me piace molto, perché poi uno impara dall'esperienza davvero, e quindi parto da una cosa che mi è capitata. Io vado a un colloquio con un insegnante di mio figlio che mi dice una cosa che io in tanti anni di frequentazione della scuola, prima da studente e poi da genitore, non mi avevo mai sentito. Lui mi dice, io vedevo questo bambino, questo ragazzino, che non stava fermo un attimo, prendeva una cosa, la metteva giù e poi tirava la pallina e poi si muoveva sulla sedia e poi doveva andare in bagno e poi... E continuavo a dirmi, devi concentrarti, perché per imparare devi concentrarti. Poi mi ha detto,
ho capito che dovevo piegarmi al suo modo d'essere. Ho smesso di avere il problema di quello che doveva fare e mi sono occupato di come faceva lui ad imparare. Allora, ahimè, in decenni di frequentazione con la scuola è la prima persona che sento e mi dice questa cosa. Però questo risponde almeno una parte alla tua domanda. Secondo me una scuola che voglia fare così deve fare in questo modo, cioè si deve piegare a quell'unicità, a quel terzo di cui parlavamo prima, che non è la sua mamma e non è il suo papà e non è neanche soprattutto l'insegnante che ha lo schema. Ecco, poi questo professore, che io credo che stimerò per tutta la vita, aggiunge, è faticosissimo. Sì. Perché lui ne ha 30 in classe. Certo. Come fa? Allora, grazie a Dio non sono 30, come mia, perché quello credo che sarebbe al di là di quello. Però idealmente potrebbe. Anzi, secondo me, a dire la verità, sarà sempre più così. Sarà sempre più così. Speriamo. Sarà sempre più, no, non come professore, sempre più degli unici. Sarà sempre più dei ragazzini, delle persone che funzionano a loro modo. Ok. Perché è chiaro che con l'indebolirsi delle strutture sociali, quell'aspetto di contenimento, anche di apprendimento sociale, per cui sta in un certo modo, viene meno e quindi, come dire, è più liberante la natura. Quindi questa è la prima. La seconda questione che dico è, ma tu dici conoscenze e competenze che sono necessarie. Allora, io ho un grande punto di domanda. Perché? Non perché non pensi che le conoscenze e le competenze siano necessarie, è che penso che noi in realtà non abbiamo la più pallida idea di quali siano le conoscenze e le competenze che saranno necessarie. Già. Cioè, non è che non sia vero, è che non lo sappiamo. Quindi, se dovessi ancora una volta usare la bacchetta magica proverbiale, io lavorerei su 3 o 4 cose di cui c'è davvero bisogno. E secondo me sono proprio 3 o 4. E peraltro 3 o 4 cose, poi magari dico quali sono secondo me queste cose, di cui c'è bisogno e di cui c'è anche grande carenza. Ad esempio, una è la capacità progettuale. Secondo me i ragazzi oggi hanno un sacco di energia, sono molto reattivi, cioè sono molto capaci di rispondere in tempo reale, del resto loro sono i figli in tempo reale, hanno una scarsissima capacità di visione e questo li danneggia. Li danneggia perché, ad esempio, non riescono a costruirsi percorsi di vita o fanno più fatica, insomma, questo è. Certo. Quindi io farei questo. La scuola del futuro, secondo me, deve essere una scuola innanzitutto di metodo, perché il problema del trasferimento delle conoscenze è superato. Anzi, semmai, il problema è che ce n'è troppe. Certo. E quindi è il filtro il tema. Ma allora, abbiamo detto, capacità di visione e di progettualità. La seconda grande competenza è il senso critico. Il senso critico. Cioè, io avrei una scuola che educa il ragazzo, e uso appositamente educa e non insegna, educa il ragazzo a sviluppare un senso critico. Perché? Perché se tu hai fondamentalmente quantità illimitate di informazioni, devi sviluppare un criterio di selezione. Ok? La terza cosa, secondo me, di cui c'è grande bisogno è la capacità, come dire, lavorare in maniera compensativa un po' più sulla verticalità, perché ai miei tempi ce n'era troppa, secondo me adesso ce n'è troppo poca. Cioè, il fatto, io uso spesso quando faccio formazione una formula un po' ossessiva, neurotica, che però mi piace molto, che io lo chiamo le quindi. Argomento e quindi questo. E quindi, cioè la capacità di articolare una sequenza ragionevole di connessioni
che almeno un pochino ricostruiscano il nesso causale che noi abbiamo perso totalmente nella postmodernità. Chiaro. E però ce n'è bisogno, perché senza un'ipotesi causale tu puoi appunto agire solo reattivamente. Certo. No? Non hai la possibilità. Quindi questa è la terza cosa. La quarta cosa è, come dire, davvero lavorare su una scuola dell'esperienza, che vuol dire che ad esempio tutto il tema dell'alternanza scuola-lavoro, secondo me, si potrebbe sviluppare molto di più, ma non con l'idea, come pensano gli industriali erroneamente, che così i ragazzi arrivano pronti al lavoro, perché questa è una follia. Cioè, tu sei pronto al lavoro soltanto se il lavoro è molto semplice. Perché se invece lavoro complesso, sei pronto oggi, tra un mese e mezzo non sei più pronto, ovviamente. No? Quindi io ho bisogno di stimolare, semmai, curiosità da questo punto di vista. Ma l'alternanza è, come dire, un veicolo eccezionale per ridare dignità a un dominio, che è quello del lavoro, che secondo me è tipico dell'adultità, che invece ultimamente la scuola disprezza. Disprezza? Sì, disprezza. La scuola ritiene che il lavoro sia una perdita di tempo, che se potessimo, cioè voglio dire, se tu vai nella gran parte delle scuole italiane, magari non al nord, ma perché lì c'è un'altra ideologia, ti dicono che l'alternanza è tempo sottratto allo svolgimento del programma e comunque i ragazzi vengono sfruttati. E comunque più tempo stanno a scuola e meno vanno a lavorare, meglio è. Ok? Cioè, e questo io lo chiamo disprezzo, cioè non è un problema teorico, è un problema proprio di disprezzo. Cioè tu non ritieni che sia un luogo educativo, che il lavoro sia un luogo educativo. Ok? Invece io credo che il lavoro sia un luogo educativo, ma perché? Ma perché è un'esperienza di vita. Quindi io non lo metto in sostituzione. Tanto è vero che comunque nel nostro paese, a differenza che in altri paesi, la formazione professionale continua a rimanere una scuola di serie B. Assolutamente. Chi ci va alla formazione professionale? Non è vero che ci vanno quelli che sono portati per la pratica. Ci vanno quelli che non sono in grado di lavorare sulla teoria. Ancora una volta, il negativo invece che il positivo. Non c'è un'integrazione, c'è una contrapposizione. Esattamente. Cioè, la normalità dell'apprendimento della scuola è un apprendimento di conoscenze, di teoria, di ragionamento, o tutte cose sacrosante. Se non sei in grado, vai alla formazione professionale. Ma se non sei in grado, non perché ti piace tanto far andare le mani, no? Perché francamente non c'è nessun motivo per cui uno non possa fare il falegname dopo aver fatto il liceo classico. Perché? Perché non dovrebbe essere così. Ma se uno dopo aver fatto il liceo classico dice al suo insegnante di latino o di greco, gli dice io vorrei fare il falegname, quello lo considera un fallimento. Giusto? Chiaro. E invece potrebbe essere interessante. Certo, c'è tutto un problema sociale, c'è il fatto che nel nostro paese chi fa un lavoro manuale tendenzialmente è considerato un po' sotto. Io credo che uno studente liceo classico che abbia una buona manualità sarebbe un artigiano meraviglioso, banalmente perché gli hanno, come dire, gli hanno riempito, come dire, la testa e il cuore per anni, ad esempio, del gusto estetico. Certo. Cosa che invece non è detto che succeda se vai a fare un CFP, che ti hanno fatto andare di Lima. No, chiarissimo. Ok, passiamo alla domanda successiva, che anche questa si collega un po' a quello che abbiamo detto fino ad ora, e passiamo dallo studente al professionista, no? Abbiamo visto il modello di adulto, lo studente e il professionista. E la domanda è questa: quali sono le sfide principali, visto che tu ti occupi da tanti anni di formazione professionale? Quali sono le sfide principali dei professionisti di oggi e dei prossimi anni in un mondo del lavoro e di una società in profonda trasformazione, tra la pressione della globalizzazione e le radicali rivoluzioni
scientifiche e tecnologiche che stanno avvenendo. Allora, io credo che la prima sfida sarà la capacità di lavorare insieme ad altri. Molto spesso il professionista è una persona molto gelosa del proprio know-how, delle proprie competenze, che non è tanto capace di mettersi insieme agli altri a lavorare, e però così facendo tende a reiterare degli schemi, come dire, consolidati, cosa che funziona sempre meno bene, evidentemente. La seconda questione che vedo è che un sacco di lavoro cosiddetto professionale sarà fatto dall'intelligenza artificiale. E quindi questo ha due grandi implicazioni, secondo me, almeno due grandi implicazioni. Dal punto di vista sociale ci sarà il grande tema della, come dire, incremento della conservazione difensiva da parte delle comunità professionali. Faccio un esempio. Ormai sono diffusi, come dire, delle piattaforme che costruiscono documenti legali, fanno costruire un documento legale a un algoritmo sulla base di un'intervista che sempre questo algoritmo fa alla necessità del cliente. Non è molto diverso dalle piattaforme diagnostiche in campo medico che sono già attive. Ma il futuro non è neanche questo. Io ho avuto l'occasione di vedere recentemente un sistema di intelligenza artificiale applicato alla medicina, che si chiama Babel, che è, in questo momento è, come dire, sotto valutazione da parte del Ministero della Salute inglese per la sua, per le sue potenziali applicazioni sulla medicina di base. Il sistema è un sistema diagnostico fondamentalmente, ma che, come dire, è inserito in un'interfaccia relazionale. Apparentemente oggi serve a sostenere il medico di medicina generale nella presa in carico iniziale del paziente. Io ho visto, fra l'altro si può vedere perché se si cerca su Google si trovano i filmati demo di questo sistema. Io ho avuto la possibilità di vedere una demo e la situazione prefigurata era questa. C'era una paziente che si recava da un medico di medicina generale in Gran Bretagna. Il medico era un signore probabilmente appartenente alla comunità Sikh, perché aveva una barba bianca, un turbante tipico dei Sikh, che le rispondeva in maniera molto accogliente, e era il medico che usava l'interfaccia rappresentata dal sistema. Sistema che aveva l'immediata disponibilità della cartella clinica della signora, del paziente, e aveva la possibilità in tempo reale di attingere le banche dati diagnostiche, per cui di incrociare i dati con una grossa efficienza. Il sistema era anche dotato di una telecamera in grado di rilevare dalla mimica facciale una serie di indicatori biologici: pressione arteriosa, aumento del battito cardiaco, dilatazione delle pupille, ne dico solo alcuni, in realtà sono molto di più, cambiamento di frequenza intorno alla voce. Cioè tutti gli indicatori che possono essere utilizzati, ad esempio, per valutare lo stress di una persona. A un certo punto, durante la conversazione medico-paziente, l'interfaccia interviene sul medico, segnalandogli che la persona stava andando in stress in maniera eccessiva rispetto allo svolgimento del processo, e quindi il medico avrebbe dovuto adoperarsi per ridurre il livello di tensione e ripristinare delle condizioni ottimali. Nello specifico, l'incremento dello stress era legato al fatto
segni fisici, alcuni indicatori presenti nelle analisi clinici di questa persona potevano essere interpretati come indicatori di un tumore molto aggressivo, molto grave in corso. E la signora da sola stava andando in questa direzione. Quindi l'interfaccia ha iniziato a spiegare al dottore che cosa doveva dirgli per abbassare il livello di stress. Uno guarda questo video e dice: meraviglioso, meraviglioso. Pensa all'efficacia, l'efficienza. Ecco, la domanda è: ma quanto tempo ci vorrà perché un'interfaccia del genere provochi un importante de-skilling da parte del medico? Perché tanto fa tutto l'algoritmo. Io sono solo la faccia. Giusto? Così fa l'altro, evito di assumermi troppe responsabilità e di sbagliare. Questo è bello. Allora, questo è un tema grosso, perché il problema, secondo me, non è l'innovazione tecnologica, l'intelligenza artificiale, è che noi umani dobbiamo trovarci il nostro spazio. Perché se no, tutti gli spazi lasciati vuoti vengono riempiti, non c'è niente da fare. Certo. Se noi ci mettiamo a competere con l'intelligenza artificiale su quello che l'intelligenza artificiale fa bene, perdiamo. Se noi ci rassegniamo all'intelligenza artificiale e quindi, come dire, diciamo, boh, fai tu, io metto la firma, ci deschigliamo. E quindi l'impoverimento, il rischio vero è l'impoverimento del professionista. Allora io credo che il salto, quello di cui ci sarà bisogno per sviluppare la professionalità, è la capacità di interagire con la tecnologia, con l'intelligenza artificiale, ma domandandosi sempre: qual è il mio posto? Qual è il mio posto? Certo. E guarda che questo avrà delle conseguenze molto grosse, perché noi non ci stiamo ragionando davvero. Non ci stiamo ragionando davvero, perché io l'altro giorno sono stato per una procedura normalissima da un notaio. Un notaio che deve fare un atto molto semplice. Ho parlato col professionista, credo, complessivamente 32 secondi. Dopodiché sono stato immediatamente trasferito a un impiegato, che è un impiegato d'ordine sostanzialmente, che mi ha mandato l'elenco dei documenti che io dovevo produrre per fare l'atto. L'elenco era sbagliato. Io ho dovuto segnalare all'impiegato che l'elenco era sbagliato. Io credo che questo qualunque intelligenza artificiale la faccia meglio. Chiaro. E quindi, quando finalmente mi sarà data la possibilità di non andare più dal notaio, quindi le skills che emergono sono, non so, intelligenza relazionale, emotiva. L'intelligenza relazionale, se vogliamo coltivarla, perché noi comunque non la stiamo coltivando. Nel senso che noi, pensa nel lavoro dell'assistenza, nella filiera, come dire, delle professioni sanitarie, in cima alla piramide c'è il dottore, per la sua capacità diagnostica e di intervento. Ma l'intelligenza artificiale fa una diagnosi migliore e il robot chirurgo è più bravo a fare le operazioni. Quello che è pagato meno di tutti è invece il signore prevalentemente proveniente da etnie considerate, come dire, di secondo livello, che si occupa poi di parlare col vecchietto, con la famiglia del vecchietto, e di fargli l'igiene personale. Ma in prospettiva, chi sarà più sostituibile? L'A o il B? Io credo l'A. Chiaro. Tanto è vero, prima ho raccontato del SIC, perché non ho detto una cosa importante.
Una delle cose che fa questo algoritmo è individuare, sulla base di una profilazione basata su big data del paziente, qual è il medico, la faccia del medico più rassicurante. Mamma mia, aiuto. Ecco, oggi credo che a problemi eminentemente giuridici c'è bisogno del medico, ma potrebbe essere un ologramma. Perché no? Un assistente virtuale. Mentre invece io credo che prima che avremo dei robot che si occupino dell'assistenza delle persone anziane, passerà più tempo. E collegandoci appunto, andiamo verso la penultima domanda, su questo tema del fatto che noi siamo esseri sociali, animali sociali, viviamo in una continua dimensione relazionale, sistemica, di interdipendenza con le altre persone. Volevo chiederti come sta evolvendo, com'è lo stato dell'arte un po', dal tuo punto di vista, la psicologia applicata alla collaborazione nei gruppi in ambito professionale. Quali sono le più recenti rispetto a 10-20 anni fa, conoscenze o ipotesi che permettono ai professionisti di vivere e lavorare meglio in gruppo? Allora, io credo che la cosa più interessante, lo spostamento che c'è stato più interessante in questi anni è stato lo spostamento da una prospettiva, come dire, identitaria. Adesso provo a spiegarla meglio. Cioè, in fondo, molte delle nostre teorie pratiche, mi viene da dire, sui gruppi, era che il buon gruppo di lavoro, ad esempio, fosse molto basato sull'in-group e sull'out-group, no? Noi dobbiamo essere uniti, fare squadra voleva dire ridurre le diversità tra di noi e piuttosto accentuare cosa ci diversificava dagli altri, no? Il gruppo dei commerciali, e poi ci sono i clienti, okay. Noi e loro. A me pare che oggi si stia un po' di più, da un lato riconoscendo il valore della diversità anche all'interno del gruppo, cioè che un buon gruppo non è tendenzialmente quello fatto da soggetti tutti uguali, ma il buon gruppo è quello in cui soggetti diversi trovano uno spazio comune. Questo apre una serie di conseguenze anche in ambito sociale molto importanti. Siamo su un crinale, bisognerà vedere se si va da una parte o dall'altra di questo crinale. Rispetto anche al tema dell'in-group, dell'out-group, non solo dell'in-group, l'altro grande tema che mi sembra è che ci si sta spostando da una logica della contrapposizione, ma non necessariamente contrapposizione conflittuale, contrapposizione appunto del noi e del loro, i venditori e i clienti, i venditori contro i clienti, ha una logica invece sempre di più collaborativa. L'idea che, ad esempio, lavorare col cliente sia importante per il venditore. Questo i manuali lo dicevano già da un po' di tempo. Mi sembra che nella prassi organizzativa non fosse tantissimo praticato. Mi pare che ci stiamo arrivando. Tutto questo tema della partnership con il prodotto o ancora di più con la marca, no? Tutto questo tema degli ambasciatori della marca, tutto questo tema in qualche misura di costruzione di una nuova alleanza tra produttore e consumatore, tra operatore di servizio e fruttore del servizio, il fatto che sia il cliente a guidare l'esperienza di vendita e non il venditore.
Cioè, questi secondo me sono tutti segnali che dicono di uno spostamento in questa direzione. Io credo che però, come dicevo prima, siamo su un crinale difficile, perché è ovvio che un crinale molto sottile in cui scivolare da una parte o dall'altra non è difficile, perché è chiaro che lavorare insieme è faticoso, aprirsi alla diversità è faticoso, uscire dalla prospettiva, del vantaggio diretto personale, del gioco a somma zero, uscire dalla prospettiva del gioco a somma zero è difficile, perché in fondo è radicata in noi l'idea che per vincere io bisogna che perdi tu. Per entrare in una logica invece altra, una logica di gioco integrativo, per usare un termine che viene appunto dalla teoria dei giochi, è faticoso e è anche ansiogeno, no? Per cui sarà interessante vedere se svilupperemo delle competenze di resilienza che ci consentono di gestire quest'ansia in maniera produttiva oppure no. Quindi, se ho capito, oltre alle tradizionali sfide di riuscire a creare una maggiore integrazione tra i collaboratori, tra i professionisti all'interno del team, con tutte le dinamiche sui vari livelli che possiamo, si sta ulteriormente allargando la sfida a una visione integrata, certo, col sistema dei vari gruppi di stakeholder, che sono i clienti, i fornitori, cioè una capacità di vedere la propria identità non tanto a partire da una contrapposizione, ma come a un siamo tutti sulla stessa barca, cioè un win-win il più possibile. Sì, io credo che questa sia la grande sfida del futuro, e che fra l'altro si collega alla questione precedente, perché se noi accettiamo e vinciamo questa sfida ci sarà spazio per l'umano, altrimenti no, perché scusami, già oggi quasi tutti i servizi io me li acquisto senza mediazione, vado su una piattaforma, certo, e poi ci sono le cose apparentemente open che mi dicono: allora, i biglietti dell'aereo me li faccio sulla piattaforma, e poi vado su Airbnb o su Booking e mi trovo l'albergo, do un'occhiata a TripAdvisor per vedere che cosa vale la pena di vedere quella città, e quindi esattamente un'agenzia di viaggio cosa dovrebbe servirmi. È difficile che riescano a essere più competitivi sulla questione del prezzo, perché è un tema anche di economia, di scala, quindi a cosa mi serve? Ecco, io credo che questo sia il punto vero. Io credo che la sfida dell'umano, la sfida dell'essere esseri umani, dell'essere homo sapiens, sia: a cosa serve? Io a cosa posso servire? Noi diamo per scontato di esserci. Ecco, io direi che potremmo, invece che dare per scontato che ci siamo, potremmo partire dal presupposto che serviamo a qualche cosa. Mettersi a servizio. E allora bisogna capire a cosa serviamo. E mi sembra che nella concatenazione delle tue risposte di aver intravisto una visione di fondo che provo a riportarti. Tu dimmi se ha senso, se ho colto bene. Cioè, tu intravedi una potenziale hubris, tracotanza, individualista, che sembra autogiustificarsi e autoconfermarsi, ma è una narrazione, dallo sviluppo tecnologico e dall'impatto che ha su, il potenziamento già di una cultura liberale individualista occidentale, che se non ci fermiamo e non ci accorgiamo che è puramente un modo di vedere le cose, con anche dei limiti ben chiari, e non la semplice realtà, di cui se ne parlava già in passato, gli scenari futuri
fanno sì che questa tracotanza prometeica, individualista, rischierà di avere degli impatti sia nelle vite quotidiane delle persone, come gestiscono la loro vita, ma anche magari qua a livello collettivo con un effetto domino. Ho colto bene? E questa è la tua preoccupazione? Allora, hai colto benissimo, poi l'hai detto in maniera molto intelligente, quindi comunque l'impero romano era fortissimo, ma non c'è più. Sì, credo che Ubris comunque sia proprio il termine giusto. Poi temo che non sia un Ubris prometeica, perché come dire, in Prometeo c'era la stoffa dell'eroe. Il nostro è più una Ubris opportunista. Sì, non mi faccio neanche, cioè, voglio dire, nichilista. In fondo lui, secondo me, Prometeo ce l'aveva l'idea del ma io a cosa servo? E non era disposto ad accettare il posto che gli era stato assegnato da Dio. Evidentemente io penso che ci sia un errore concettuale in questo suo modo di vedere la realtà, ma c'è una grande dignità. Invece io temo che oggi noi non ci opponiamo neanche alla domanda di quale sia il posto assegnato. Ci siamo, rimaniamo. E questo lo vediamo in alcuni elementi, secondo me, molto interessanti. Però io non vorrei dare l'impressione di essere un catastrofista, perché non lo sono affatto. Però, diciamo, voglio dire, il fatto che noi continuiamo a galoppare a ritmi sfrenati senza porci la vera domanda del malambiente, per esempio. E io non sono mai stato un ambientalista in vita mia, però ci cioè, voglio dire, due o tre domande. Che noi continuiamo, come dire, a pensare che si possa vivere al di sopra delle proprie possibilità in maniera sistematica. Cioè, ma insisto, ma non perché dentro c'è una sfida. Tu mi vuoi obbligare al tuo sistema di valori e io invece... No, no. Perché è così, punto. No? Io questo credo che sia la nostra Ibris, che è più, come dire, una poca disponibilità a far fatica nei confronti della realtà. Quindi sì, certo, una grande preoccupazione, però è anche vero che se noi, questo impariamo dalla psicologia positiva, se noi invece di soffermarci su tutti i malfunzionamenti, che sono tantissimi, proviamo invece ad andare in cerca, una volta si dice, delle buone prassi, ne scopriamo anche tantissime. Certo. Ne scopriamo tantissime. Io, ad esempio, che insegno tra le altre cose all'università, ho visto negli ultimi anni un cambiamento grosso nei ragazzi che mi trovo in aula. Si sono rimessi in gioco un sacco di energie, che magari poi hanno quelle difficoltà che dicevamo, a essere, passare dalla reattività all'attività in senso arendiano, voglio dire, ma però l'energia c'è, il desiderio c'è. Rispetto a qualche anno fa, in cui si diceva che il desiderio era morto, oggi io vedo una nuova generazione in cui il desiderio è risorto. Allora, da un lato probabilmente c'è una responsabilità di chi fa il mestiere mio, il mestiere nostro, come dire, di sostenere un orientamento di questo desiderio, perché spesso è un desiderio appunto un po', come dire, primordiale, un po' istintivo, un po'... dall'altro però dobbiamo anche lasciare spazio a questo desiderio. Certo. E noi non lo facciamo. Noi anzianotti non lo facciamo. Noi cerchiamo in tutti i modi di spegnerlo, questo desiderio, o di confinarlo alla pura dimensione ludica. Ma non è generativo, quindi. Chiaro. Io credo che questo sia anche una responsabilità della psicologia, perché la psicologia dovrebbe un po', come dire, avere una visione un po' esperta di questi meccanismi, no? Assolutamente. E quindi avere anche... non la pretesa necessariamente di
cambiare, perché questa è una pretesa, questa è altra hubris, no? Proprio l'altro giorno a un convegno a Genova dicevo, perché comunque, che ci piaccia o meno, stavo parlando a un gruppo di imprenditori, comunque noi continuiamo a menarla con la motivazione, ma dobbiamo avere in chiaro che le persone fanno sempre e solo quello che vogliono, con tutta la... ma è così. Allora il tema è, che cosa voglio? Io che cosa voglio? Che cosa mi interessa davvero? Qual è il motivo per cui faccio tutta sta fatica di vivere, che è tanta, è tanta, è tanta, no? E io credo, questa è la mia convinzione personale, che la risposta non possa essere eliminiamo la fatica. Questa era la sfida della modernità, sfida persa, persa, uccisa da due guerre mondiali e infiniti conflitti territoriali, ok? Invece, ma noi, io che cosa voglio? E qui potrei citare un bellissimo Peanuts in cui Charlie Brown chiede a Linus, ma tu che cosa vuoi dal futuro? E Linus risponde, essere vergognosamente felice. Io credo che questo sia, però la domanda su che cosa sia felicità è questo... centrale. E guarda, colgo lo spunto da collega psicologo di risponderti. Io credo che la nostra comunità di colleghi dovrebbe integrare un pochino di più di sensibilità a una presa in carico prima di tutto individuale, perché sul perché, sul senso, che è una domanda filosofica che non si può ridurre di certo alla psicoterapia esistenziale. Se questo se lo devono chiedere gli ingegneri che si occupano di biotecnologia o di intelligenza artificiale, figuriamoci se non si deve riaprire un dialogo più costruttivo tra la psicologia e il ruolo e il senso. E il rischio della psicologia, visto l'oggetto così significativo, l'impatto che ha di studio e di applicazione, che è la mente e i comportamenti, che sia fatta di una comunità di persone filosoficamente, quindi poi anche politicamente, socialmente, uso forse un termine forte, a tratti ingenua, e allora quello poi avrà delle ricadute. Sì, sono d'accordo, sono molto d'accordo. Ultima domanda. Come la prima, anche l'ultima è uguale in tutte le interviste. Per trovare migliori risposte, dobbiamo prima porci migliori domande. Per porci migliori domande, dobbiamo fare i conti con i nostri pregiudizi. Quali domande suggeriresti di porsi a chiunque, prima o poi, nella sua vita? Adesso dico le domande che ho io, e poi però voglio fare anche una considerazione di metodo. Secondo me le domande, alcune le avevo già dette nel corso di questa conversazione, di questo dialogo, e sono le domande che in qualche misura ineriscono alla dimensione di senso. A che cosa serve? Qual è il mio compito? Qual è la mia responsabilità? Responsabilità vuol dire viene da rispondere, cioè a quale domanda io sto provando a rispondere. Queste sono domande, come dire, le domande di base. C'è un'altra grande domanda che è io che cosa voglio? Quali sono i miei desideri? Non i miei bisogni, ma i miei desideri. Io che cosa voglio? Io questa la uso proprio come strumento anche di intervento. Quando mi chiedono di affrontare delle esigenze, dei bisogni, delle necessità, io dopo aver lasciato la persona esprimere quali sono le sue necessità, cambio set ponendo questa domanda esplicita, ma lei che cosa desidera? Che è un altro dominio. E poi, come dire...
E poi c'è la domanda che a cui accennavo poco fa, è: ma che cosa mi rende felice? Che cosa penso che mi renda felice? Mentre dico questa domanda, che comunque per me è una domanda importante personalmente, la dico con una certa pudore, perché io per molti anni ho pensato che la psicologia non dovesse occuparsi della felicità. O meglio, io pensavo che la felicità fosse un concetto troppo alto per la psicologia. Fosse un concetto che riguardasse la dimensione esistenziale globale della persona, mentre la psicologia, come tutte le discipline, è, come dire, un frammento di questo. In realtà, nel tempo, ho capito che la mia posizione era assolutisticamente sbagliata, cioè la psicologia si deve occupare della felicità, chiaramente senza avere la pretesa che la sua risposta sia la felicità con la F maiuscola. Quindi è uno strumento. Certo. Ok? E su questo vorrei fare una considerazione di metodo rispetto a questa domanda sulle domande, che è bellissima. Non il metodo, non la mia considerazione, ma la domanda sulle domande. Ed è questa. Farsi delle domande è importante, però bisogna prendere sul serio le domande. Cioè, se io faccio la domanda sulla felicità, non mi faccio la domanda sulla felicità, ma mi fermo alla superficie di questa domanda, costruirò una generazione di grassi soddisfatti che non costruisce niente. Invece prendere sul serio la domanda di felicità, è per questo che è più importante la domanda che la risposta. Cioè, secondo me le domande più vere sono quelle che rimangono aperte, non sono quelle che si chiudono con una risposta definitiva. Certo. Ma la risposta è sempre un tentativo, come dire, un mio maestro diceva, un tentativo ironico. Cioè è un tentativo di, come dire, percorrere un pezzettino di realtà ben consapevoli che è solo un pezzettino. E poi ce ne saranno altri, no? Questo è l'avvertenza metodologica che io pongo rispetto alla tua domanda sulle domande. Grazie Stefano del tuo tempo, della disponibilità. È stato molto interessante, molto, molto bello e ad maiora. Grazie. Grazie a te.